What's up guys, quel vostro Naked che vi parla ragazzi, siamo tornati con un nuovo video, signori miei, è arrivato il benedetto giorno, mi viene quasi di piangere perché siamo finalmente arrivati all'arrivo della season 2 e quindi dalla fine, ovvero la vera e propria fine della beta di Warzone, quindi da oggi in poi, da quanto ho già letto, ho già provato, siamo usciti dalla cappero di beta. Preparatevi perché adesso sto per elencare tutti insieme quello che ci sarà e quello che troverete adesso attualmente all'interno di Warzone 2. Quindi tenetevi forte perché state per decollare verso Madonna City. Ok ragazzi, ci siamo. Vabbè, launch, non ci interessa. Ovviamente nuovo Battle Pass con la skin di Ronin pazza, tutto ninjato che veramente fa paura. Prima cosa che vi posso dire, raga, ci sarà un aumento del livello fino a massimo prestigio 9, livello 450. L'avrei portato a 1000 perché, vabbè, non... come i vecchi code, vabbè, però un passo alla volta. Quindi ci sarà un aumento, si riuscirà ad andare avanti col livello, molto bene, molto cadduoso. Qua ci elenca subito le armi, non sto qua troppo a raccontarvi delle armi perché l'ho già fatto nel video dell'altro ieri, che vabbè, il fucile d'assalto per il corto, il fucile a pompa e le doppie katane, che potrebbero diventare i nuovi bastonicali, lo scopriremo in questi giorni se saranno delle armi smadonnanti, e ovviamente anche la balestra già preannunciata. Il nostro obiettivo, messo a punto le armi, è stato quello di offrire un'esperienza che fornisca ai giocatori una profonda personalizzazione delle loro armi preferite. Costruire un equipaggiamento unico e preciso. Sta roba qua l'abbiamo letta e riletta, ma sappiamo benissimo che non è così, perché in meta ci saranno sempre, perché per quanto riguarda il bilanciamento armi, sapete che non sono molto afferrati. Hanno modificato un pelo il tuning delle armi, ok? Quindi la personalizzazione e anche appunto la calibrazione. Ma andiamo subito al bilanciamento. Prima arma su tutte, ragazzi. M13. Danni aumentati in medio raggio. Aumento della parte superiore del busto, quindi un piccolo, poi vedremo se sarà piccolo o grande buff per quanto riguarda l'M13. Seconda arma, Cast of 762, abbiamo un nerf perché abbiamo una riduzione del danno e una riduzione del danno in long range. Launchman 556, velocità di fuoco semi-automatica aumentata, non ci interessa sta roba, non so neanche perché l'hanno messa, perché sarebbe per quanto riguarda il colpo singolo. Non chiedetemi il perché e il per come, ma non lo so. Idem per quanto riguarda l'M4, velocità di colpo singolo aumentata. Velocità del colpo singolo appunto aumentata. STB, quindi l'AUG. Hanno risolto un bug che non sapevo neanche l'esistenza, quindi niente da sottolineare per quanto riguarda potenziamenti. Fucile da battaglia, raga, Launchman. Abbiamo un piccolo bilanciamento, ma è più un buff perché hanno diminuito il danno alla testa, però per tutto il resto, quindi aumento di danno alla parte superiore, velocità di fuoco semi-automatica aumentata, molto importante perché è appunto comunque un fucile semi-automatico che va usato a colpo singolo, rinculo automatico completamente ridotto, danni aumentati a lungo raggio, quindi è una di quelle armi da tenere sott'occhio. FTAC Reckon, diminuito il danno parte superiore del busto, velocizzato il tempo degli annunci, non so a quali annunci si riferisce, rinculo automatico completamente ridotto, aumentata la distanza di danni a distanza ravvicinata, quindi anche qua abbiamo un buff. Hanno voluto alzare un po' i fucili tattici, l'SO14 che sarebbe il DMR, velocità di fuoco semi-automatica aumentata, aumenti dei danni a lungo raggio, danno colpo alla testa semi-automatico ridotto, quindi anche qua un bilanciamento ma più un potenziamento, quindi buff. TAC-V, diminuito il danno a medio raggio, aumentato il danno busto, vabbè, qua è un bilanciamento spinto verso il potenziamento per quanto riguarda i fucili da battaglia. Pistole X13 hanno nerfato le akimbo, molto importante, quindi non conviene più usarle akimbo, però hanno aumentato la potenza dell'arma singola, ok? Sia in corto, sia a distanza ravvicinata, a 360 gradi. Lanciatori non ci interessa. La cosa che mi fa un po' storcere il naso è le mitragliatrici leggere, non perché hanno effettivamente nerfato l'RPK, che era, vabbè, ovvio, scontato e necessario, semplicemente perché hanno l'altra arma soggetta a nerf, tra virgolette, è il RAL, con un recoil aumentato. Sapete che quando mettono un recoil aumentato è sempre un po' farlocco, e soprattutto ci sono armi tipo il Sakin, tipo l'Icarus, che sono
fortissime non le hanno neanche prese in considerazione. Questa cosa un po' mi spaventa, ma vedremo. Fucili da tiratore e BR hanno nerfato il long, ma l'hanno potenziato parte superiore del busto. Ok, quindi anche qua bilanciamento. Un'altra arma secondo me da tenere sott'occhio è il TAC-M. Leggero aumento della cadenza di fuoco, quindi da tenere sott'occhio. Aumento del danno superiore a parte del busto, aggiunto danno minimo contro l'armatura. Quindi potrebbe essere un sostitutivo al cecchino veramente importante questo. Armi da mischia, aumenti del... hanno cercato di un po' di bilanciare. Altra cosa importante è che per tirar giù un nemico ci vogliono 3 pugni invece che 2. Quindi pugni con l'arma in mano nerfati. Vaznev, danni medio-lungo raggio ridotti. Ok, quindi è un nerf prettamente per quanto riguarda il medio-lungo. Quindi da corto è comunque un'arma forte. Il minibank, quindi il Bizon, l'hanno nerfato. Non chiedetemi il perché. Io l'avrei un pelino buffato il minibank, perché già era abbastanza scarsa. Hanno voluto infierire e farlo diventare un Bizon vero e proprio. Fennec ovviamente nerfato a 360 gradi. Per quanto riguarda le mitragliette basta, quindi sapete già quali saranno le armi più o meno forti, tipo MP5. Anche un'altra arma che non ho capito perché non l'hanno nerfata, anzi buffata, è l'Hurricane, che effettivamente fa caccare. Avrei gradito un piccolo buff per quanto riguarda quest'arma, ma non c'è. Per quanto riguarda invece i cecchini, solo il Signal. L'hanno aumentato in velocità, sia di spostamenti, sia di movimento, quindi sia di sprint sia anche lateralmente, ma l'hanno nerfato nel danno a lungo e l'hanno diminuito la velocità proiettile dell'arma, quindi niente di così drastico, però ha avuto una penalità. Dopodiché raga, una correzione infinita di bug che vi sottolineo, ma non sto qua a leggervi perché sennò se volete fermate il video e leggeteveli, perché sennò questo video dura 6 giorni. Anche per quanto riguarda l'audio, regolato, sistemato, come già preannunciato, quindi sapevamo già tutto per quanto riguarda questa tipologia di sistemazioni. Dopodiché hanno aggiunto, anche qua ve li sottolineo, più che altro hanno cambiato l'interfaccia su molte cose, vi lascio qua sottolineati, anche correzioni di bug per quanto riguarda i social, quindi quando si invita gli amici, ovviamente roba varia. Interfaccia utente è cambiata, ok, sia in Warzone sia che nel menu, ve la lascio sottolineata, stoppate se volete leggerla punto per punto. Qua i bug globali, che sono gli exploit, alcune cose che quando si attivavano ti bloccavi, le hanno ovviamente sistemati. Atomgrad, raga, non hanno aggiunto momentaneamente l'episodio 2, è rimasto l'episodio 1, verrà aggiunto magari per dare la possibilità di fare anche l'episodio 1 per chi non l'ha fatto. Multigiocatore, ragazzi, tutto quello che già sapevamo, le 4 modalità, le 4 mappe che sono state aggiunte. Cosa molto importante, le classificate che vi avevo già parlato e riparlato, adesso abbiamo conferme sia per quanto riguarda le mappe, ok, tipo per cerca e distruggi, le mappe per dominio e le mappe per hardpoint, le potete vedere che sono quelle che già si trovano e sono quelle, diciamo, le più utilizzate, più sia la sistemazione punti nel momento in cui si va a rankare e a salire di livello, potete leggerle qua molto tranquillamente. Ovviamente poi parla della top 250 mondiale. Tutti i premi che li vedete qua, ragazzi, per grado, ok? Li vedete qua grado per grado, che sono armi, skin, progetti armi, ciondoli, emblemi e via dicendo. E ovviamente ci sarà un premio esclusivo per chi arriverà primo nella 250 mondiale, quindi un unico premio per il più forte al mondo, che ovviamente sarà unico e inimitabile, quindi una roba super rarissima. Ovviamente qua ci sono le regole, raga. Ovviamente la prima regola per quanto riguarda il competitive è che se entri in partita e quitti, ricevi penalità, ok? E sospensioni per il gioco, ok? Per le ranked. Quindi se quitti ci sarà un tempo di sospensione che andrà a aumentare nel momento in cui ci sarà della recidività. Quindi se fate sti giochetti strani, il gioco vi toglie punti
e vi fa, non vi fa giocare nella modalità classificata. Poi ovviamente vedete, ci sono le regole condotte e tutte le restrizioni nel momento in cui si va a giocare una ranked. Ashik Island, che la stavamo aspettando tutti, con tutte le zone veramente importanti. Qua sono le modifiche per quanto riguarda Al-Mazra del Vallo, che sono poche roba, niente. C'è solo una cosa interessante, c'è un altro treno che gira al contrario rispetto al, al treno merci, c'è un treno passeggeri. Dopodiché, vabbè, Mazra 52 giocatori. Vi volevo far vedere una roba molto importante. Le partite private solo su Al-Mazra, ok? Solo duo, trios e quad. Non ci saranno su Ashik Island momentaneamente, quindi stanno già aggiungendo roba piano piano. Economia di cassa, raga, più denaro con le eliminazioni. Ve l'avevo già parlato, raga, che toglieranno i centelli in giro, quindi ci saranno più soldi in giro. Armatura, tre piastre per tutti. Vi dico già, raga, per quanto riguarda le tre piastre, adesso ci si piastra veramente in velocità e molto meglio. Noterete la differenza drastica in game, perché non ci si rallenta come un tempo, quindi è tornato, per quanto riguarda il piastramento, molto veloce come il vecchio COD. Hanno diminuito un pelo i loadout. Vi ricordo che adesso il loadout scende in prima e in quinta safe, quindi ci sta, non ci sta. Dopodiché ci sarà la possibilità di equipaggiare armi nel prepartita, come il vecchio COD. Poi vabbè, i miglioramenti della placcatura, come vi ho appena detto, visibilità del ping, eccetera. Poi vi lascio qua, raga, una sfraccata di altre correzioni bug. Se volete leggerli, bloccate il video. Anche delle migliorie per quanto riguarda DMZ. Anche i bot, raga, i bot li hanno un pelo nerfati e in più spariranno dopo la terza safe, se non erro. Quindi non vi troverete più i bot in endgame che vi sparano e vi rompono gli scogliones. E arriviamo a un punto molto importante del video. L'ho lasciato per ultimo perché vabbè, era l'ultimo della lista, ma è una cosa molto importante. Stagione 3 confermata e va bene. Qua ci sono due cose importanti che molti di voi esulteranno, ovvero tornerà in Season 3 Malloppo. Attenzione, attenzione, Warzone classificato confermato per la Season 3. Ragazzi, ci saranno le ranked anche su Warzone tra circa 2 mesi. Importante, molto bello e sarà, penso, la vera svolta definitiva per rendere un gioco veramente competitivo. Quindi tenetevi pronti, questo è un notizione perché a parer mio, cioè per quanto mi riguarda, non avrei scommesso un euro per l'introduzione delle ranked su Warzone. Quindi molto molto importante, tenetevi forte perché come avete visto ce ne sono delle belle e ne arriveranno anche altre. Ragazzuoli, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di tutto quello che vi ho raccontato oggi. Fatemi sapere nei commenti se siete carichi a molla. Noi ci vediamo domani con il prossimo video. Bella ragazzi.